buona. Eccoci. Ricominciamo. O più lungo più corto, ma quasi più lungo. Ma però è dovrebbe essere migliore. Bene ragazzi, oggi 5 dicembre inizia finalmente il lavoro di manutenzione alla Ferrari con il nostro gibo magico Giberto Angeri, Officina Angeri, Guidizzolo. La macchina adesso è in officina, a breve comincerà a darci un'occhiatina. Sappiamo già che purtroppo per fare la manutenzione al motore sarà necessario smontarlo dall'auto perché è prerogativa di questi modelli e necessiterà poi un cambio cinghia, una manutenzione completa tagliando cambio cinghia, cambio oli. Sì, esatto, prevederà questo mega tagliando, diciamo, prevede appunto quello smontaggio completo del gruppo propulsore motore cambio, perché non si può effettuare senza aver smontato il tutto, senza aver separato proprio il gruppo motore dalla vettura. Quando il motore sarà giù qua nelle nostre mani, provvederemo a sostituire il gruppo distribuzione completo con relativa pompa acqua, anche perché sarebbe necessario fare anche quello, relative sostituzione di tutte le guarnizioni di tenuta, albarie cam, paraoli vari, motore, paraoli anteriore e posteriore motore, distribuzione, eccetera eccetera, smontando gli albarie cam, insomma il lavoro un po'... Due cosettine proprio, no? Poi diciamo che bisogna avere amore per il motore, quindi dobbiamo dargli un po' di amore e sì, mettere mano, insomma rinnovarlo un pochettino, perché è stato fermo 3 anni abbondanti e quindi è meglio ricontrollare tutto chiaramente per evitare qualsiasi tipo di problema inconveniente. Sì, sicuramente sarà fare una bella messa a punto generale e oltre appunto alla distribuzione andrà controllato punterie eccetera eccetera. Dopo aver sostituito tutte le cinghie eccetera eccetera interne e esterne, la messa a punto completa dalla parte accensione, iniezione e parte finale, poi con la carburazione finale che faremo a vettura ultimata proprio quando avrà già toccato terra. Anche perché una macchina così è meglio direi farglielo un bel controllino generale, dato che non è un motore qualsiasi, poi magari un pochino più delicato. È buona cosa per avere in strada una vettura a posto come si deve, insomma. Sì, sicuramente vedrà che quando avremo ultimato i lavori sarà un po' ringiovanita, sicuramente anche non nell'aspetto che è già bellissima, ma sicuramente nelle prestazioni motore finali troveremo sicuramente giovamento, sicuramente. E di montare tutto correttamente ci sarà da passare su qualche giornata, parecchie giornate di adesso. Vincerò la parte sopra, staccare tubi e fili a gogo, a volontà, per poi andare a operare nel sottoscocca, separare completamente il gruppo propulsore motore cambio e differenziale, dovrà andare a terra. Più caldo la vettura dovrà essere sollevata e andare a separarsi dalla meccanica. Ecco qua il carrellino motore per smontare il motore Ferrari, fatto su misura, misurato sotto il telaietto motore, sollevando la macchina in modo che quando gli caliamo l'auto sopra, smontiamo il tutto. Il motore viene smontato dal telaio e si alloggia qui, possiamo tranquillamente risollevare l'auto tenendo il motore smontato, anche perché effettivamente è praticamente l'unico modo di potergli fare una manutenzione decente tirandolo giù senza usare dei bancali. Qui stiamo facendo un check delle campanature perché sembrerebbe che la ruota di sinistra sia leggermente troppo campanata rispetto alla destra, che invece sembra corretta, quindi stiamo facendo una verifica con la bolla e con le squadre in modo da avere un'idea un po' più chiara della situazione. Giù, vai, dai che ne voglio giù ancora, giù.
Chiaro? No, scendi. Scendi. No. Vedi qualche cavo? No, tutto ok? No, tutto ok. Bene. Tutto procede secondo i programmi. Grande. Eccoci qui ragazzi, la nostra rossa parcheggiata in sopraelevata. Vedete qui il cuore pulsante smontato e pronto per la manutenzione. Ci siamo resi conto che da questo lato, su questa sospensione sinistra, c'è una campanatura un pochettino troppo elevata. Infatti adesso dovremo procedere a qualche controllo ulteriore. Vedremo cosa salterà fuori, speriamo niente di troppo grave. Il discorso principale è che dovremmo riuscire a portare in campanatura questo motore che è appoggiato qua, perché qui in questa zona, secondo me, questo travetto dove è appoggiato il trapezio superiore, la meccanica, è rientrato un centimetro e mezzo. Ma quindi dobbiamo cercare di riportarlo fuori in asse. Ma secondo te come ha fatto a rientrare un centimetro? Probabilmente ha preso un urto, perché i tre sono due, o la ruota sotto è venuta fuori, ma è impossibile, insomma. Cioè da sola non credo. No, poi impossibile. Oppure è andata in dentro la parte superiore. È più facile che sia stata la parte superiore che a causa di un urto si sia spostata un po' indietro. Certo. Quindi qua bisogna cercare di recuperare quella campanatura che ci manca. In pratica questo è il monto inferiore, che scusa, invece andrebbe appoggiato sì, qua, ok? Appoggiato qua in asse ed è, diciamo, scampanato. Questo è mozzo, quando ha montato dovrebbe essere in quella posizione lì, invece cioè, dovrebbe essere in questa posizione, diciamo, invece è più in dentro un centimetro. Dobbiamo recuperarlo da questa zona qua, da questa meccanica. Il discorso è che dovremmo, per poter essere liberi di lavorare, dovremmo sfilare quello che è il gruppo motore cambio, il propulsore completo, motore cambio differenziale. Ammazza. Sfilarlo dal telaio per poterci lavorare, perché per poter portare fuori questa zona, questo telaio, poterlo recuperare un centimetro e mezzo, bisogna cercare di puntarsi nella parte inferiore destra con un apposita pompa, un clic di espansione e spingerlo fuori. Caldo o tagliando e spezzonando, poi io qui adesso decidiamo di spostarlo, quindi di recuperare quel centimetro che ci manca lì. Si sta sfilando, quindi adesso abbassiamo un po'. C'è. E i tronchetti dello scarico dopo, siccome danno un po' noia, li toglieremo, perché adesso tocca il perno di là, perno dal tocca qua, quindi bisogna anche un po' alzare appena appena il motore. Ok. Adesso vorrebbe uscire. E voilà! Eccoci! Siamo pronti a raddrizzare il telaio,
La pompa è già posizionata con il pistone idraulico, i due tiranti per evitare deformazioni dall'altro lato. Per notare, abbiamo la livella in posizione. Roberto, puoi cominciare a pompare. Vado? Vai. Penso di sì. Attenzione che adesso dovreste notare la fuoriuscita dell'asse del trapezio superiore, tanto ad arrivare a bolla e addirittura anche ancora un pochino positivo. Vediamo un po' di più per via del ritorno elastico. Esatto. Sono passate alcune ore, abbiamo allentato la pressione della pompa idraulica. Esatto. E vediamo. E voilà. Vediamo che si deve vedere così. La bolla è praticamente perfetta. Quindi la deformazione che abbiamo dato al telaio è la riformazione, giusta. L'abbiamo ricorretto pare alla perfezione come di là.